Questi operai, come tutti gli operai edili del mondo, stanno scavando e usano i soliti mezzi, picconi, pale e ruspe. Ma se si presta un po' di attenzione, si noterà che gli operai lavorano con estremo riguardo e delicatezza, usando anche strumenti un po' insoliti. La verità è che non stanno scavando le fondamenta di nuovi edifici. Anzi, questo è uno spazio destinato a rimanere a cielo aperto, perché è lo scavo archeologico dei Fori Imperiali, il più grande museo all'aperto del mondo. Dopo decenni di indecisioni e di progetti falliti, il Comune di Roma ha dato finalmente il via libera ai lavori, sotto la direzione degli archeologi della Sovrintendenza Comunale, che stanno facendo scoperte molto interessanti. Come si è arrivati a questo risultato? Beh, per conoscere tutta la storia bisogna andare indietro, molto indietro nel tempo, quando Roma era la capitale dell'impero più vasto e potente della storia. Anno 64 d.C., notte del 19 luglio, a Roma è scoppiato un piccolo incendio nel lato curvo del Circo Massimo, il grande edificio dove, davanti a più di 200.000 spettatori, si svolgono le corse dei carri. 24 ore dopo, complice un forte vento proveniente dal mare, l'incendio si è propagato e sta distruggendo i quartieri centrali della città. Un uomo dall'alto di una torre, c'è chi dice l'attuale Torre delle Milizie, osserva in diretta l'immane incendio. Quell'uomo è l'imperatore Nerone, della dinastia Claudia. Così racconta la leggenda. Dopo aver faticosamente raggiunto l'ultimo piano dell'edificio, Nerone si affacciò ad ammirare l'incendio di Roma da lui stesso ordinato, suonando la cetra e declamando versi tratti dal poema sull'incendio di Troia. Molti storici, però, sono convinti che le cose siano andate in maniera diversa e assolvono Nerone dalla pesante accusa di aver provocato ad arte un incendio che, anche per dei moderni vigili del fuoco, sarebbe stato praticamente impossibile da domare. Il fuoco durò incontenibile da 6 a 9 giorni e distrusse quasi tutta la città, provocando la morte di migliaia di persone. Che sia stata colpa o meno di Nerone, resta il fatto che l'incendio, radendo al suolo migliaia di edifici, contribuì a liberare definitivamente una vastissima area nel cuore della città, proprio lì dove erano sorti i primi due fori imperiali, quello di Cesare e quello di Augusto, che occupavano uno spazio, tutto sommato, ancora un po' angusto e limitato. Niente a che vedere con i grandiosi fori imperiali che sarebbero sorti di lì a poco.